Eco SRL, incontrata a Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container e compattatori scarrabili. Presso la sede incontrata a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Pieco SRL, al servizio dell'ambiente. Amici all'ascolto, buon pomeriggio, al secondo buonasera o buongiorno, a seconda che ora la vedete, la nostra trasmissione Dentro la Notizia. Beh, imperfetta, il perfetto referendum è imperfetta par condicio. Abbiamo sentito prima le ragioni del sì e adesso ascoltiamo, abbiamo in studio l'avvocato Fabrizio Trifilò, le ragioni del no. Prego avvocato, quali sono, ecco, le differenze, perché voi votate no? Votiamo no innanzitutto perché questa non è la sentiamo la nostra riforma. Certamente la riforma, la Costituzione attuale richiede alcuni correttivi, ma questi correttivi la devono migliorare e non peggiorare. Noi riteniamo che questa riforma la peggiori per tanti motivi. Innanzitutto è molto confusa, alcuni passaggi non sono chiari. L'attuale Costituzione viene letta anche da un ragazzino e la capisce. L'attuale riforma invece, cioè la Costituzione dopo l'attuale riforma, io penso che ponga dei problemi interpretativi anche ai costituzionalisti, e questo è grave. Ritengo anche che la Costituzione debba unire un popolo. La Costituzione è uno strumento nel quale si deve riconoscere un intero popolo. Invece questa riforma costituzionale è molto divisiva. Renzi, che si è proprio si è intestardito a portare avanti questa riforma, sta dividendo un popolo, ed questa è una cosa molto grave. Si vuol far passare questa riforma imbrogliando il popolo, si è detto di tutto, si è detto che se passa la riforma diventiamo più ricchi, si è detto se passa la riforma il diritto alla salute viene tutelato di più, si è detto che si è fatto capire, si vuol far capire che con questa riforma si risolvono tutti i problemi dell'Italia. Così non è, ritengo appunto che oggi in Italia i problemi siano altri, e che questa riforma in questo contesto, in questo modo, sia l'errore più grande che il governo poteva fare, anche perché dico che la riforma della Costituzione non può essere questione del governo. Invece oggi la riforma viene vista come un qualcosa sponsorizzata, portata avanti dal governo a colpi di maggioranza. Ritengo che la Costituzione vada riformata con la partecipazione e il concorso di quante più forze politiche possibili. Invece sappiamo bene che attorno a questa riforma ci sono soltanto quelle forze politiche che sostengono il governo Renzi, che peraltro non ha mai avuto il consenso del popolo e il consenso dei cittadini. Dico pure che con questa riforma i cittadini, il popolo, viene espropriato del diritto di votare il Senato, un Senato che non si capisce bene quello che deve fare, e comunque un Senato che mal funzionerà perché è formato da soggetti che già hanno altri compiti impegnativi, quali le funzioni di consigliere regionale o di sindaco. Ecco, al responsabile della provincia di Messina, di noi con Salvini, ecco, chiediamo innanzitutto di scendere, di sviscerare. Effettivamente loro sostengono come cavallo di battaglia che finalmente finisce il ping pong fra Camera e Senato, ci si avvia verso una rapida conversione in legge dei vari punti che vengono trattati, e nello stesso tempo c'è anche un risparmio dal lato economico. Prego. Questo è pure un grande imbroglio. Si vuol far credere alla gente che oggi in Italia le leggi non vengono fatte perché d'ostacolo il cosiddetto bicameralismo paritario, perché appunto questo ping pong permette di allungare i tempi dell'approvazione
per l'approvazione delle leggi. Così non è, lo dimostra la storia. Quando una legge vuole essere approvata, penso alle varie leggi che riconoscono i privilegi dei parlamentari, vengono approvate anche in una settimana. Certo, quando poi si deve approvare una legge importante, quale quella sulla prescrizione o quella sulla corruzione, allora si adottano tutti gli espedienti per prolungare l'approvazione della legge. Oggi ci si avvale del ping pong, come diceva lei. Domani, se dovesse passare questa riforma, le posso garantire che si avvarranno di altri strumenti e determinate leggi ugualmente non verranno alla luce. Altro così che mi rimprovero, si fa per dire tra virgolette, che viene è il fatto che al Libero può capitare che si trasformi il tutto in un sistema autoritario. È possibile? Dico, oggi io penso che non c'è più il rischio di una dittatura in Italia, quando appunto si crea, si dicono determinate cose, forse un poco si altera quella che può essere la realtà. Sicuramente c'è una contrazione della democrazia, ecco. Perché il solo fatto che quando un organo importante, qual è il Senato, non viene più eletto dai cittadini, io penso che venga limitata la democrazia, questo sicuramente. Ecco, a suo giudizio, ecco, dal lato politico, strettamente politico in questo caso, se in caso di sconfitta di Renzi, ecco, è possibile, si può prevedere un ritorno alle urne? Guardi, io mi auguro che in ogni caso, qualunque sia il risultato, si possa andare a votare, perché ritengo che il governo di una nazione debba essere scelto dai cittadini e non dalla Comunità Economica Europea, perché purtroppo ormai in Italia da 5 anni i governi vengono scelti dalla Comunità Economica Europea, dall'Unione Europea. Si dice che nel momento in cui vince il no, Renzi si deve dimettere. Io ritengo che si debba dimettere e si debba andare al voto. Qualcuno dice che anche se vince il sì, Renzi si dimetterà perché vuole poi raccogliere il successo, certo, del risultato elettorale sul referendum. E io ritengo che effettivamente è più facile che si va a votare se vince il sì che non se vince il no. Perfetto, abbiamo così ascoltato quelle che sono le impressioni, le risultanze soprattutto dei sostenitori del no. Ringraziamo quindi l'avvocato Fabrizio Trifilò, che è il responsabile dell'area della provincia di Messina per quanto riguarda noi con Salvini. Grazie ancora per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Buonasera. L'AGEMA SRL Ecology Sector è una società sensibile ai concetti di ecologia e all'ottimizzazione del trattamento dei rifiuti. Propone progetti di riciclo con soluzioni personalizzate, moderne e a costo zero. Tramite la concessione con l'azienda leader Garbi, l'AGEMA SRL offre l'opportunità di installare ecocompattatori ecologici sul territorio italiano. E in stretta collaborazione con la piattaforma ecologica SAGEM SRL in Contrada Acquasanta, che esercita attività di messa in riserva e di recupero. La loro missione? Far diventare un costo una risorsa.